Preparerai i cappelletti quest'anno? Come no? Li ha già fatti magari? È già pronti. Ah sì? Sì sì. E poi chi avrà con lei per degustare? I figli. Sì. E anche i nipoti? Questa è nipotina, mia nipotina. Ciao! In casa, in famiglia, tranquillamente, godendo il giorno di Natale. Quindi gli amici per il giorno di Natale non si vedono? Il 26, però il 25 in famiglia, il 26 magari con gli amici, però il 25 no, in famiglia. In famiglia, sì sì, il giorno di Natale in famiglia. In casa o a pranzo fuori? A pranzo da mia suocera. Benissimo. Lei invece? A casa, con i fratelli e le sorelle. Chi avrà con lei? Nipoti, parenti, amici? Nipoti, 4 nipoti, 2 figlie, con tutta la famiglia. E lei invece? In famiglia, con i figli e la mamma anziana. Cucinerà lei? Certo. Qualcosa. Ci si divide un po' anche in questo. Anche nella spesa, sì. Come da 55 anni a questa parte lo passerò al lavoro. Come sempre, come tutti gli anni, sono 55 anni che faccio il pasticcere, Natale, Capodanno, tutte le festività le passerò lì fino al 15 di gennaio, mi sembra, esatto, lavorano sempre. Cucinerà lei per quel giorno? Ma mia figlia, io non lo so ancora. Suppongo che sia appunto anche con suo figlio il giorno di Natale. Sì, sì, con una figlia, una va da un'altra parte, l'altra viene da Milano. Ci si ritrova tutti, insomma? Tutti no, manca l'altra figlia. Ah, ecco. Allora le auguriamo buon Natale da qua. Grazie, grazie. Il giorno di Natale con chi lo trascorrerà? Non sto a Roma. Sì, ma con la famiglia, con gli amici? Sì, in famiglia sì. A casa quest'anno. Sempre con la famiglia. Sì, certo. A casa, io e lui. Insieme? Io e lui, mio marito. Che cosa cucinerà? Io tortellini e verdura, il capone, ecco il brodo, il capone e carne, basta. Si mantiene sempre nella tradizione? Sì, sì. E per me il Natale è un'attività di Gesù dopo il mangiare. Tutti i giorni è Natale ormai. Mi piace il tradizionale, tutti insieme è un modo per ritrovarsi e quindi stare assieme, ecco. Una cosa che succede non sempre, per cui ne approfittiamo. È a casa? Sì, con la famiglia, certo. Cucinerà lei? Non credo. No. Ci sono i nonni. Con loro si va su sicuro? Assolutamente sì, sì, sì. 25 dicembre sono a Fano con i figli, con le figlie, e quindi dovrò anche cucinare, quindi diventa anche un momento piacevole perché le rincontro, eccetera. Però ho anche delle responsabilità per la mensa di San Patrignano, quindi probabilmente dovrò essere anche lì presente nel momento in cui arrivano i nostri ospiti. Per aiutare anche chi ha più bisogno di noi. Il momento di solidarietà è il momento più significativo del Natale. Dalle figlie. Io, sì. Quindi questa volta cucineranno le sue figlie? Sì, per quello vado. Ecco.